Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, una edizione davvero particolare in una giornata altrettanto particolare ma anche nefasta perché l'Abruzzo, la nostra regione, è in ginocchio, messa in ginocchio anche dal sisma che oggi è tornato a farsi sentire, addirittura quattro scosse con una magnitudo superiore a 5, come se non bastasse dopo tutti questi giorni di maltempo, tempo che continua a imperversare con il freddo e soprattutto con la neve, tantissima neve nei paesi dell'interno, neve che peraltro impedisce i soccorsi, diversi centri, diversi comuni, sia nel Teramano sia nell'Aquilano, ma anche nel Chietino che risultano isolati e anche l'impossibilità in molti casi di effettuare i soccorsi, resi appunto difficoltosi dalla coltre spessa, molto spessa di neve. Anche oltre un metro, ma in particolare, ritornando a quanto accaduto questa mattina, abbiamo detto quattro scosse di terremoto ed è tornata la paura. La prima di magnitudo 5,1 nei pressi di Montereale, anche la seconda che si è registrata alle ore 11:14 nei pressi di Montereale, magnitudo 5,4, e poi la terza con epicentro nei pressi di Capitignano, sempre in provincia dell'Aquila, ore 11:26, magnitudo 5,3, poi l'ultima di magnitudo superiore a 5, in particolare 5,1 alle ore 14:33 in un altro comune aquilano, Barete, come epicentro. E se stamani nella prima edizione avevamo detto che non c'erano vittime, purtroppo abbiamo degli aggiornamenti non proprio rassicuranti perché un uomo risulta disperso in una slavina che si è verificata ad Ortolano, una frazione del comune di Campotosto. Vi avevamo parlato di questo evento già nella prima edizione, ebbene lo confermano i carabinieri forestali che insieme alla Guardia di Finanza stanno effettuando il soccorso. Si tratterebbe di un uomo intorno ai 60 anni, uscito di corsa da casa dopo la prima scossa di stamani ed è finito sotto la slavina insieme al fratello, soccorso subito da altri residenti. L'uomo, il fratello è stato soccorso, l'uomo invece è rimasto sotto a diversi metri di neve. E sembra non ci siano più speranze. Al momento, lo ripetiamo, risulta disperso. E poi ancora altre situazioni di particolari difficoltà dettate sia dal maltempo sia dal terremoto. A Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, un bambino e la sua mamma sono rimasti sepolti sotto le macerie di una abitazione crollata a seguito del terremoto e sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco. Però, come possiamo vedere da questo tweet dei vigili del fuoco, un tweet di poco fa, ci sono delle difficoltà nell'elitrasporto di mamma e bambino e il soccorso procede in realtà via terra. Diciamo subito che sia la mamma sia il bambino sono in uno stato di ipotermia, quindi insomma c'è bisogno di fare presto per portare in ospedale mamma e bambino. Ripetiamo che sono stati estratti vivi dalle macerie in una abitazione, la loro abitazione a Castiglione Messer Raimondo in provincia di Teramo. Seguiranno altri aggiornamenti su questo fronte, però chiaramente è emergenza in Abruzzo, emergenza totale. E nel pomeriggio in provincia di Pescara c'è stata una riunione, la riunione del Comitato Operativo Regionale, presenti il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, diversi esponenti della Giunta regionale, tanti amministratori locali, esponenti anche della Protezione Civile regionale. Peraltro il Governatore D'Alfonso si è messo subito in contatto con il Presidente del Consiglio Gentiloni. Il resoconto di questo incontro nel servizio di Paolo Renzetti con le parole proprio del governatore D'Alfonso e del sottosegretario della Regione Abruzzo con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca. Presidente D'Alfonso, in Abruzzo un'emergenza forse mai vista negli ultimi anni, maltempo, neve che paralizza i centri interni, fiumi esondati e poi le scosse di terremoto di questa mattina, una situazione davvero difficile da gestire. Intanto avevamo 200.000 utenze non servite da parte di Enel. Abbiamo fortemente inseguito il gestore Enel per fare in modo, uno,
che si riattivassero le centrali di alta tensione ad opera di Terna, e questo è accaduto, le 6 centrali sono state riattivate, e poi si riattivasse anche la capacità distributiva di Enel. Enel da 200.000 utenze non garantite e servite è passata a 100.000, speriamo che nell'arco delle prossime ore, come hanno promesso, scenderanno a 40.000. Alla difficoltà di Enel, che è stata causata dalla difficoltà di nevosità pesante, ha fatto seguito anche una difficoltà di raggiungibilità delle strade che conducono ai paesi della collina o della montagna, e su questo fronte noi stiamo organizzando il massimo di implementazione, di disponibilità di mezzi adeguati che possano rimuovere la neve. La richiesta di aiuto, per esempio, alle risorse umane dell'esercito per aiutare la città di Chieti, centro storico, per aiutare Atri, per aiutare Cellino Attanasio, per aiutare anche Castellalto, ma per aiutare anche i 3 comuni particolarmente colpiti dal terremoto di oggi. Parlo dei comuni dell'Alto Aterno, Campotosto, Montereale e Capitignano. Abbiamo avuto la solidarietà di Autostrade Italiane, Strada dei Parchi, con 2+2 turbine che verranno messe a disposizione delle esigenze che ha l'Abruzzo circa la liberazione delle strade dalla neve. Così come ANAS, ANAS nazionale, ANAS dei compartimenti vicini, ci daranno ulteriori turbine. Noi dovremmo avere 6+6, 12 turbine nell'arco tra oggi e domani, che manderemo a Montereale, Campotosto, Capitignano, che manderemo nella montagna Teramana, nella Valfino e nella Vallata Vestina, a Civitella del Tronto, nella montagna anche di Passo Lanciano, e che faremo in modo anche che vada a supportare tutto ciò che in Abruzzo ha emergenza sul piano della neve. Presidente, per quanto riguarda il terremoto, avete notizie di feriti nelle zone della provincia di Teramo e dell'Aquila? Grazie a Dio non abbiamo notizie di questa natura e speriamo che non ce ne saranno mai e mai più. Quello che abbiamo però sono notizie, per esempio, di cedimenti di strutture, di tetti che si sono appesantiti, di luoghi di lavoro che hanno avuto cedimenti. Ecco, questo è grave, ma siamo, grazie a Dio, diciamo, liberati dal dolore della perdita di vite umane. In realtà lo stato di emergenza nazionale è già stato chiesto dal Presidente D'Alfonso, verrà corroborato con i primi dati a disposizione della Regione Abruzzo e raccolti dalla Protezione Civile regionale, condensati, cristallizzati poi in un apposito atto di giunta regionale. E noi riteniamo che sia ora il tempo che da parte di Enel si metta mano seriamente a interventi e investimenti sul piano della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, né più né meno come annunciato nell'agosto del 2015. Evidentemente questi interventi non stanno procedendo con il ritmo che invece la situazione merita. Un discorso a parte invece è il discorso di Terna, perché la maggior parte di queste 200.000 disalimentazioni, così con un gergo tecnico li chiama Enel, derivano da guasti alla media, all'alta tensione, alla cabina di trasformazione. Proprio in riferimento alle parole che abbiamo appena ascoltato del sottosegretario Mazzocca, c'è la replica di Enel. Gli investimenti dell'Enel per aumentare l'affidabilità della rete abruzzese in 5 anni sono stati pari a circa 200 milioni di euro, e questo ha portato ad una performance che è tra le migliori che abbiamo in Italia sui 44 minuti di durata media delle interruzioni per cliente per anno. Sicuramente uno dei migliori numeri a livello europeo. Così il responsabile esercizio e manutenzione di e distribuzione gruppo Enel, Giuseppe Amoroso, parlando con l'ANSA, replica alle accuse dopo il blackout per il maltempo in Abruzzo. Secondo Amoroso, quindi, la situazione di questi giorni è da attribuire alla eccezionale ondata di maltempo. Le condizioni a cui abbiamo assistito nelle varie ondate di maltempo da 3 giorni, spiega Amoroso, hanno creato una situazione che va ben al di là delle condizioni di progetto delle reti. Inoltre, ricorda, non solo la nostra rete ma anche quella di Terna ha subito danni elevati, condizionando in maniera significativa l'avvio delle riparazioni da parte nostra. E ora ulteriori aggiornamenti li chiediamo in collegamento telefonico con Tania Bonnici Castelli al centro operativo di Teramo. Buonasera Tania.
Buonasera Andrea, buonasera ai telespettatori di TV6. Vi parlo proprio in diretta dalla centrale operativa per le attività, per le emergenze neve e terremoto di Teramo. Da questa mattina la centrale operativa si è trasferita dalla prefettura, evacuata per le scosse, qui al Parco della Scienza del quartiere Gammarana. Vi do degli aggiornamenti. La prima notizia che devo darvi è purtroppo quella di un decesso per crollo dell'abitazione a Castel Castagna. I vigili del fuoco di Teramo hanno estratto solo qualche minuto fa il corpo di un uomo, di un anziano di 80 anni. I vigili del fuoco sono impegnati un po' in tutta la provincia per soccorrere i residenti di alcune abitazioni private, negozi, i cui tetti hanno ceduto sotto il peso della neve bagnata a Civitella del Tronto, per esempio, a Isola del Gansasso, a Pietracamela. Le scosse di questa mattina hanno provocato dei crolli con gente coinvolta in varie frazioni e comuni del Teramano. A Castiglione e Serremondo una madre e un bambino sono rimasti sepolti sotto le macerie della loro legnaia e i vigili del fuoco di Roseto hanno estratto prima il bambino e poi la donna. Ad entrambi stanno prestando soccorso gli operatori del 118. Un altro crollo si registra ad Arsita, coinvolte 3 persone, ma per il momento non ho nient'altro, nessun'altra notizia su questo crollo. Vi parlo anche di una moria di animali per diversi crolli di stalle con centinaia di bovini, almeno 200, di cui molti feriti e deceduti. Erano ricoverati in 3 strutture di Contrada Morge nel comune di Campli, dove ne sono stati estratti vivi circa 40, e di Castiglione e Serremondo. Tra le frazioni teramane più colpite c'è Sciusciano, dove un bruco, che è uno speciale cingolato proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Sondrio, è intervenuto nel paesino isolato da giorni per la neve e si sta valutando l'opportunità di evacuare l'intera frazione. In provincia la situazione è difficilissima, c'è gente che ha paura del terremoto ma non riesce a uscire dalle case per la neve, in alcuni casi si parla di muri di 2 metri. A Teramo città non è ancora chiara la situazione per i danni e di quanti hanno lasciato le proprie case. Già operativi 2 centri di accoglienza, la palestra Acquaviva per oltre 120 posti ed è già tutta occupata. E ce n'è uno nella sede universitaria di Piano d'Accio per gli studenti residenti in città, mentre in collaborazione con TUA il sindaco di Teramo ha disposto delle navette gratuite che da Piazzale San Francesco condurranno chi lo desidera nel deposito di TUA alla Cona, dove si potrà dormire sugli autobus questa notte. Per quanto riguarda la slavina che si è verificata nel centro di Ortolano, comune di Campotosto, intorno alle 13 di oggi, solo che sembra aver coinvolto delle persone, ma non si sa ancora se ci sono dei feriti gravi. Infine, traffico da esodo estivo sulla Teramo Giulianova, tantissimi teramani che stremati dopo giorni vissuti, direi sopravvissuti senza luce ed acqua, hanno deciso di trasferirsi nelle seconde case. Ecco Tania, un ulteriore piccolo aggiornamento, o se vogliamo anche un riportarci quello che è il sentimento degli abitanti di Teramo, perché tu oggi eri in giro per servizi, per realizzare servizi nella nostra redazione, quando ci sono state le prime 3 scosse che si sono avvertite dalle 10.25 alle 11.26, tutte sopra la magnitudo 5, tanta paura chiaramente anche a Teramo. Tanta paura, ho visto tanti ragazzi, soprattutto universitari, che hanno affollato i bar del centro, e alcuni piangevano, alcuni si abbracciavano, devo dire una situazione di grande tenerezza perché magari erano lontani dalle loro famiglie. Io vi posso dare un dato, cioè nel pomeriggio Teramo sembrava una città bombardata, i negozi chiusi, tutto spento, insomma un clima da paura. Ecco. Certo. Va bene Tania, ti ringrazio per queste notizie e anche per questa tua testimonianza. Arrivederci. Ciao, grazie a Tania Bonici Castelli. Aggiungiamo anche che in serata partirà una nuova colonna mobile della Protezione Civile Trentina, destinazione Montorio al Vomano, sempre in provincia di Teramo, nelle zone colpite dall'eccezionale nevicata e dalle 9 scosse di terremoto di oggi. In totale ad essere mobilitate, informa la provincia, sono 38 persone. E per quanto riguarda i mezzi,
mezzi impiegati vi sono 8 camion, 8 frese pesanti, 7 frese manuali, 2 pale movimento neve, 2 pick up per trasporto gasolio, 2 vetture trasporto persone, una officina mobile. Insomma, si muove la macchina della Protezione Civile con il sostegno che arriva anche da fuori la regione Abruzzo. E, sempre restando in tema di emergenze in provincia di Teramo, questa mattina anche a seguito delle scosse di terremoto e con il procrastinarsi della condizione del maltempo, abbiamo registrato questo appello del presidente della provincia di Teramo, Di Sabatino, un appello che ha formulato in versione video su Facebook. Vediamo. Sono le 11.30 del 18 gennaio, abbiamo subito 3 scosse di terremoto poco fa, la situazione è di totale emergenza in questa provincia, ci sono centri isolati a causa della neve che si è abbattuta e rispetto alla quale noi non riusciamo ad arrivare con i mezzi nostri, abbiamo adesso il terremoto, non riusciamo neanche a capire se e quanti danni ci sono, la sala operativa è stata sgombrata, quella della prefettura, e ci stiamo spostando al parco della Scienza. Abbiamo bisogno veramente di un aiuto, credo che sia il caso che l'esercito, il genio militare venga in maniera più massiccia a darci una mano. Faccio un appello a tutte le istituzioni e mi trovo vicino ai sindaci che in questo momento stanno cercando di risolvere i problemi nei loro paesi in assenza di energia elettrica, in molti casi da oltre 48 ore. Ed è emergenza piena ovviamente e non da quest'oggi a Chieti. Siamo in collegamento con il primo cittadino, Umberto Di Primio. Buonasera Sindaco. Buonasera a voi. Buonasera Sindaco, al di là di quelle che sono le emergenze, direi di partire intanto da quanto accaduto ad una palazzina in via Trieste quest'oggi, Sindaco. Sì, in via Trieste abbiamo avuto lo smotto di un ferimento appoggio ad una palazzina che si trovava sulla strada appunto Trieste del Grosso e ha messo a rischio anche degli edifici che si trovavano in una strada sottostante. Ho dovuto fare un'ordinanza di sgombro delle unità immobiliari che sono state schierate dalle forze agibili. In realtà stiamo ancora aspettando che ci arrivi questa relazione perché io possa ufficialmente emettere la ordinanza, che di fatto abbiamo già predisposto, però mancano ovviamente i riferimenti che solo i vigili del fuoco possono darci sullo stato in cui sono state periziate le unità immobiliari colpite da questo evento, e in più abbiamo avuto un'ulteriore frana su un muro di via Lombinzoni che rompendosi ha anche intaccato una conduttura del gas e quindi è stato necessario anche fare un intervento sulla rete gas della città. Queste sono le due più evidenti, ma abbiamo un'altra serie di frane che interessano il territorio comunale, anche le strade provinciali, ma stanno mettendo la viabilità cittadina e quella di collegamento. Ne abbiamo una subito dei Frentani, la strada che collega la città Villapini e a tutta una parte di città, San Salvatore, con le rotonde, quindi zone intensamente abitate, in persone della strada impedisce solo a provinciali di poter arrivare in città o uscire dalla città verso queste aree. Sindaco, tutto questo insieme. Sì. No, volevo dire, ci sono altre emergenze che sono legate sia alla neve, e ne abbiamo già parlato anche nel collegamento di ieri, però ci sono emergenze legate alla mancanza in diverse zone della città della fornitura elettrica e poi nelle ultime ore l'emergenza allagamenti che riguardano appunto l'esondazione del fiume Pescara. Cosa possiamo aggiungere su questi ultimi due fronti? Allora, vi dico, sulla questione dell'energia elettrica, adesso è assolutamente stabile la situazione. Enel sta lavorando, ma devo dire è assolutamente insufficiente il lavoro che loro stanno facendo e soprattutto è ingiustificabile venga la fornitura di energia elettrica su troppe parti. Immagina Filippone, uno dei quartieri più popolosi della nostra città, la notte tra il sabato e domenica.
In zona di via di Frentani, zona di Picalle, zona di Colle Anerazze abbiamo mancanza di luce da ormai due giorni. E in più vi è questa schizofrenica mancanza di elettricità che interessa tutta di fatto la città e quindi rende anche difficili gli interventi di aiuto ai cittadini, perché ovviamente se fosse tutto concentrato uno potrebbe pensare un generatore e risolvere quella parte, ma abbiamo le difficoltà su diverse aree e quindi impossibile anche intervenire con un generatore che possa alimentare la rete, quindi ci sono queste difficoltà. Enel ha già messo in funzione due generatori e sta lavorando su delle cabine per ripristinare la elettricità. Dobbiamo ancora registrare migliaia di persone senza luce e la cosa più grave è che questo interessa soprattutto dei cittadini che stanno vivendo il dramma nel dramma della mancanza di riscaldamento. Di costretti a abbandonare in questi minuti ho anche che ecco sindaco, in questo momento purtroppo la linea telefonica è un po' disturbata, non so se riesce un pochettino a spostarsi affinché il segnale possa diventare pulito, però capisco anche il momento di difficoltà perché insomma il sindaco è al lavoro e anche le linee telefoniche insomma sono anche piuttosto cariche. Sindaco, sì, mi ascolta ora? Sì, le stavo dicendo che abbiamo, sì. Mi sente? Sì, 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 dicendo che sì. Abbiamo aperto grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio che ci ha messo a disposizione i locali dell'area fieristica di Madonna delle Piane in via Pomiglio, abbiamo un centro di accoglienza per quei cittadini che fossero in via a casa. La Croce Rossa Italiana e l'Associazione di Protezione Civile Valtrigno si stanno occupando di allestire dei posti letto e anche di per rifocillare chi non avesse avuto modo di farlo. Ovviamente tutto questo passa attraverso la regione alla quale abbiamo chiesto di azionare la propria protezione civile che autorizzi queste due strutture, sono un po' a rilento e quindi io ho dato il via libera a questa operazione, quando arriverà quella regione andrà benissimo a coprire quello che noi abbiamo già fatto. Perfetto sindaco, la ringrazio per questo suo intervento, le auguriamo chiaramente buon lavoro più che mai. Grazie al sindaco Umberto Di Primio e chiaramente nelle ultime ore è arrivato l'esercito a Chieti e abbiamo anche una testimonianza di un militare all'opera proprio nella città teatina. Vediamo. Siamo con un assetto di circa 42 uomini che provengono sia dalla parte di Amatrice, dove nelle zone terremotate, sia dalla parte del restante dell'Italia nei vari reparti di igiene. Abbiamo trovato una situazione parzialmente buona, diciamo dal punto di vista carrabile, dal punto di vista pedonale invece no, c'è da lavorare. Un aggiornamento su una delle notizie che abbiamo dato in apertura. Sono state sospese le ricerche dell'uomo disperso a Ortolano sotto la slavina che si è staccata stamani sopra le case della frazione di Campotosto nell'Aquilano. Lo fanno sapere i carabinieri forestali che sono in contatto con gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza presenti nella frazione. I finanzieri hanno picchettato il fronte della slavina ma non hanno ancora trovato l'uomo. A guidarli c'è il fratello del disperso, testimone diretto dei fatti. Sul posto continua a nevicare e c'è difficoltà a giungere nella frazione. A proposito di Campotosto, possiamo vedere alcune immagini che abbiamo estratto attraverso il profilo Twitter di un utente che si trova proprio nel comune di Campotosto. In particolare si trova
Si trova nel progetto case di via Castello e queste immagini sono eloquenti. Guardate qui in questo caso la neve che ostruisce l'apertura di una porta. Praticamente siamo oltre i 2 metri di neve proprio a vedere queste immagini. In quest'altro caso invece la porta si riesce ad aprire, ma c'è sempre l'ostruzione da parte della neve. Sono delle immagini particolarmente forti. Non so se la regia può mandare questo video sempre da parte di questo utente che ha postato, ecco ora lo riproponiamo, ha postato delle foto e questo video. Praticamente i moduli sono totalmente ricoperti dalla neve, in molti casi come abbiamo visto è anche impossibile aprire le porte perché c'è un muro bianco che impedisce l'apertura. Tutto questo lo ripetiamo nel progetto case di via Castello nel comune di Campotosto, è una testimonianza che volevamo proporvi di quanto sia particolarmente difficile la situazione a Campotosto. E non solo a Campotosto, anche nei comuni limitrofi, Montereale e Capitignano, e quanto sia difficile anche far partire la macchina dei soccorsi perché la viabilità è praticamente impossibile. Allora possiamo proseguire, andiamo ora a vedere quella che è la situazione nell'area Vestina perché è particolarmente complessa sul fronte della neve, in particolare a Penne c'è stato anche il crollo del tetto di un supermercato in contrada Campetto, ma per i dettagli vediamo appunto il servizio. Continua a provocare problemi le abbondanti nevicate di questi giorni nell'area Vestina. Questo che vedete è ciò che resta del supermercato Lidl di Penne. La potenza della nevicata ha provocato l'implosione dello stabile. Fortunatamente nel supermercato non vi era nessuno, così da evitare una vera e propria catastrofe. Sempre nel capoluogo vestino, il prefetto Francesco Provolo ha istituito un posto di coordinamento avanzato per supportare le amministrazioni comunali e le popolazioni di una ventina di comuni del pescarese che hanno urgente bisogno di assistenza a causa del maltempo. In serata, il sindaco di Penne, Mario Semproni, ha fatto sapere di aver scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Gentiloni, per metterlo al corrente della situazione nell'area Vestina. Sempre a Penne, a partire dalle ore 18, sarà aperto il palatenda di Contrada Campetto, dove sono state allestite postazioni per coloro che vorranno dormire fuori dalle abitazioni a seguito del terremoto di questa mattina. La struttura sarà custodita dai volontari, coordinati dal Centro Operativo Comunale. Resta comunque sempre sotto osservazione la diga di Penne, dove è stato necessario l'apertura dello scarico per non provocare l'esondazione della stessa. A Pianella è emessa ordinanza di chiusura di tutte le scuole fino a venerdì. Enel comunica di aver disattivato la corrente elettrica in alcune zone intorno a Colle Mandrone per consentire la riparazione della linea. L'intervento dovrebbe durare circa 2 ore. Coloro che volessero lasciare le proprie abitazioni, resta disponibile il centro di assistenza presso l'asilo nido Grillo Parlante. Stessa iniziativa per il comune di Loreto Prutino. Il comune ha disposto l'apertura di 2 centri di accoglienza per la popolazione rispettivamente nella sala polivalente in via Martiri Angolani e nel palatenda presso la scuola media Gerardo Rasetti in via Roma. Entrambi i centri sono riscaldati e dotati di generatore di corrente. Resteranno aperti tutta la notte per accogliere i cittadini che avessero necessità. Si aggrava la situazione a Moscufo, dove continuano i servizi per la mancanza di energia elettrica, visto che in quasi tutto il paese è privo di energia. Questa dunque è la situazione nell'area Vestina, un altro fronte che si è aperto in particolare nelle ultime ore e soprattutto dall'ultima notte, è quello degli allagamenti, soprattutto nel pescarese, perché la pioggia incessante unita anche alle nevicate, la neve che si scioglie, hanno fatto aumentare la portata dei fiumi. In particolare abbiamo queste immagini dall'alto girate dalla Polizia di Stato, c'è da registrare l'esondazione del fiume Pescara, c'è uno stato anche di allerta, di massima allerta su altri bacini come ad esempio il torrente Piomba tra i comuni di Silvi e Città Sant'Angelo, del fiume Saline tra Marina di Città Sant'Angelo e Monte Silvano e altri bacini idrografici, ma soprattutto come possiamo vedere nelle immagini
Quindi ci sono dei tratti del corso del fiume Pescara nel quale appunto l'acqua è esondata e questo ha generato e continua a generare ancora tanta preoccupazione. A tal proposito, noi in mattinata abbiamo ascoltato alcuni amministratori locali che si sono espressi appunto su questa emergenza. Vediamo. Dall'emergenza neve a quella allagamenti, da stanotte occhi puntati sui fiumi ad esondare alle 4:30 del mattino il fiume Pescara, immediata la chiusura della Golena Nord e si monitora costantemente l'andamento della situazione, tra previsioni che parlano di altre precipitazioni fino alla giornata di giovedì. Cerchiamo di tenere un po' sotto controllo tutte quelle che sono le criticità emergenti da questo apporto di acqua piovana che viene giù da ormai da ore. La situazione è sotto controllo, diciamo così, anche se c'è un tracimamento ma molto minimale. Aspettiamo l'evolvere delle prossime ore, che come vedete è ricominciato a piovere, e questo insomma qualche preoccupazione ce la dà. Devo dire che però abbiamo contattato i gestori degli invasi a monte del fiume e ci hanno assicurato l'assoluta regolarità negli sversamenti, quindi non ci sono volumi aggiuntivi che possono in qualche modo peggiorare la situazione. Preoccupazione anche per il fiume Piomba e il Saline. I sindaci monitorano sul campo e allerta per le prossime ore, cercando di coordinare le operazioni. Adesso non facciamo altro che seguire gli ordini che ci sono pervenuti dalla sala operativa. C'è in atto un codice arancione, quindi dobbiamo mettere il territorio sotto monitoraggio, verificare tutti i punti sensibili e seguire attentamente l'andamento del fiume. Il Piomba, diciamo che per il momento non desta enormi preoccupazioni. Ripeto, va monitorata la cosa, infatti adesso ci sentiamo anche con i sindaci dei comuni confinanti, Silvia e Montesilvano, anche per valutare la situazione del Saline, che lì ha una situazione diversa dal Piomba, perché il Saline è alimentato anche dalla diga di Penne e quindi dobbiamo vedere se la diga inizia a fare delle aperture controllate, come presumo, però c'è anche lì un collegamento a minuti con la diga di Penne e con gli altri sindaci. Questa mattinata e il proseguo di queste nottate procede con il monitoraggio costante del Saline, che in alcuni tratti della lungofiume in località Villa Carmine è già straripato in alcuni tratti. Qui al momento la situazione sembra ancora sotto controllo, è chiaro che però siamo prontissimi anche nel caso dovessero servire a fare delle evacuazioni. In questo caso poi si procede anche per conoscere quello che sarà la situazione meteorologica, perché sono previste ancora piogge, quindi potrebbe succedere anche di un aumento del livello del fiume. In questo caso come si procederà? Sì, l'allerta è dovuta non solo alle condizioni meteo, che purtroppo continuano ad essere preoccupanti da questo punto di vista, ma anche allo scioglimento della neve che abbiamo su tutte le colline e alla parte interna, e a ciò che faranno sulla diga di Penne. Quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. Sempre oggi il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha smentito una bufala che circolava sui social. Il sindaco, leggiamo il comunicato, non ha mai chiesto di fare scorte di acqua, non c'è alcuna necessità di fare scorte, né l'erogazione dell'acqua è stata sospesa, né ci sono contaminazioni a causa dell'esondazione del fiume. Il sindaco non lo ha mai dichiarato. Anche oggi qualcuno si diverte a diffondere notizie che non hanno fondamento, ma solo hanno lo scopo di aumentare emotività e agitazione, dichiara il primo cittadino. Vi invito a tenere fede a notizie certe, ad attingerle direttamente dalle fonti ufficiali. Noi diamo aggiornamenti in tempo reale e provvederemo a rivolgerci alle autorità per chi diffonde allarmi, allarmismo verso la popolazione. E detto questo, un piccolo ritorno sulla situazione a Campotosto, perché sono arrivate le prime squadre dei vigili del fuoco, sono riusciti a raggiungere con grandi difficoltà il centro in provincia dell'Aquila e stanno operando i primi soccorsi nei confronti delle persone rimaste ferite. Quindi questo è un ulteriore aggiornamento rispetto alla situazione di Campotosto. Torniamo ora nel Chietino, andiamo al comune di
di Vacri. Anche in questo caso nevicate fortissime, un paese che è ricoperto da una spessissima coltre bianca di neve, problemi legati anche alla energia elettrica con molte utenze che ne risultano sprovviste. Ascoltiamo le testimonianze, tra le altre cose, di alcuni dei cittadini intercettati dal nostro Paolo Renzetti. Voi da tre giorni siete senza luce, senza riscaldamento. Io purtroppo mi sento un po' anche responsabile di questo paese, perché sono amministratore e sono anche responsabile delle strade. Abbiamo una grande... Questo è un evento, è stato particolare, perché i miei quasi 60 anni non me lo ricordo mai una cosa del genere. La luce ci ha messo terribilmente in ginocchio. E il problema è serio. È certo che di fronte a una cosa del genere noi a livello pubblico e tutto il pubblico possiamo arrivare dove arriviamo. Ci vuole anche un po' di collaborazione tra di noi, di essere coesi, però aspettiamo un po' qualcosa anche di più. Lei tre giorni senza luce, come si fa ad andare avanti senza acqua, con questo freddo, telefonini out? L'acqua ce l'ho, ce l'abbiamo l'acqua. C'ho il caminetto e poi c'ho una stufetta a gas. Negozio senza corrente? Senza corrente. Ma lei è arrabbiata con l'Enel per questa situazione? Eh sì, perché sono tre giorni, speriamo che il congelatore regga anche per gli alimenti surgelati, non so fino a che punto riescono a reggere. Lei ricordava in questi ultimi anni una nevicata così copiosa? No, così no, vero Tonino? No. Così no, assolutamente. Anche un danno economico lei ha subito nella sua attività, sì. Perché ovviamente è senza corrente. Sì, anche perché il pomeriggio vengo alle 4, ma alle 5 e mezza devo tornare a casa perché non si vede più niente. La farmacia rimane mezz'ora in più per le medicine, ma... Ma la cosa più grave, che ripetiamo, lo sappiamo tutti quanti, è gli anziani, malati a letto, senza corrente, chi non è un gruppo, veramente abbiamo dei problemi seri. Seri, a Vacri abbiamo anche purtroppo due casi, due defunti, due morti, già per far uscire di casa, già morti è difficile, figurati da vivo qua. Siamo davanti all'unica farmacia di Vacri, lei è il farmacista del paese. Situazione difficile. Situazione, diciamo... Definiremo drammatica perché chiaramente le vie di accesso, nonostante l'impegno dell'amministrazione a pulire e a ripristinare le strade, ovviamente ci sono delle grosse difficoltà anche nell'approvvigionamento dei farmaci, perché ovviamente i vettori che trasportano i medicinali hanno anche loro difficoltà ad arrivare. Ci stiamo arrangiando, ci diamo da fare e speriamo, insomma, al più presto di ritornare in una condizione di, diciamo, pressappoco normalità. Altri disagi, in particolare in provincia di Chieti. Vediamo cosa è successo al centro commerciale Le Grotte di Guardia Grele. È crollato il tetto, tutto questo a causa del peso della tanta neve che si è accumulata. Per fortuna nessuna vittima, ma anche nessun ferito al momento del crollo che si è verificato in mattinata. In quell'area non erano presenti dei clienti. Il centro commerciale, che si trova alle porte del paese sulla via Marrucina, è stato immediatamente evacuato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Altri crolli si sono registrati sempre a causa della neve, in particolare anche a Lanciano alcuni stabili hanno visto il crollo, appunto, di diversi tetti, insomma tanti disagi. E restando in tema e restando sempre nella provincia di Chieti, abbiamo avvicinato il sindaco di Rapino, Micucci. Siamo con il sindaco di Rapino, Rocco Micucci, attivato il COC, siete al lavoro praticamente da 48 ore ininterrottamente e da 48 ore siete senza luce. Sì, siamo al lavoro anche di più perché le nevicate si sono susseguite, quindi non c'è mai stata tregua. Non ricordo nei miei 15 anni di esperienza di aver avuto, ma neanche gli anziani ricordano, un qualcosa del genere negli ultimi 20-30 anni, e purtroppo la dobbiamo affrontare perché questa è la situazione, l'affronteremo insieme e ne usciremo sicuramente. Quello che chiediamo è di avere il prima possibile, perché ormai siamo allo stremo, abbiamo persone anziane
che sono al freddo da giorni ormai, abbiamo persone malate che purtroppo non possono muoversi di casa e ai quali non riusciamo a dare più assistenza, abbiamo sì reperito i medicinali, però c'è bisogno di cominciare a riscaldare le persone perché ormai non ce la fanno più. Tra le altre cose dico anche che la popolazione sta collaborando perché abbiamo lanciato un'allerta, noi abbiamo un sistema di allerta nuovo che arriva attraverso un messaggio del sindaco direttamente alle case attraverso i telefoni, sia quelli fissi che quelli cellulari. Abbiamo pregato tutti di non uscire di casa, di non mettere le auto in strada perché altrimenti renderebbero ancora più difficile lo sgombro della neve che ne è tanta, perché sono caduti tra gli 80 centimetri e un metro circa in tutto il paese. Quindi abbiamo chiesto la collaborazione e diciamo che in gran parte le persone ci stanno dando questo tipo di collaborazione. Allora, sulla bacheca del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso vediamo anche un appello che arriva da un utente di Facebook, se non sbaglio a Castiglione Messer Raimondo. Signor Presidente, noi siamo in ginocchio, qui crolla tutto, abbiamo le rimesse crollate, una casetta con il tetto che non sappiamo quanto ancora potrà reggere sotto il peso della neve. Qui ci sono quasi 2,30 metri di neve, i fili della luce a terra, pali spezzati, acqua che manca da 4 giorni e mezzo, spazzaneve inesistenti, linea telefonica intermittente, vigili del fuoco non rintracciabili. Ci pensi lei? La prego, siamo in località a Pignano, contrada Colli di Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. Situazione evidentemente drammatica, lo ricordiamo, una delle notizie che abbiamo dato in apertura, sempre a Castiglione Messer Raimondo, a causa della neve, ma anche delle scosse di questa mattina c'è stato un crollo di un'abitazione, sono finite sotto le macerie 2 persone, una madre e un bambino, sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco ma sono in stato di ipotermia e c'è una corsa in ospedale per appunto prestare le dovute cure a entrambe le persone. E in questo caso abbiamo registrato questo appello di una utente di Facebook che ha scritto sotto un post del Presidente della Regione D'Alfonso, 2,30 metri di neve e acqua che manca da 4 giorni e mezzo. Situazione dunque disperata, drammatica per queste persone che appunto si trovano in una frazione di Castiglione Messer Raimondo. È in uno stato di quasi isolamento da un paio di giorni anche il comune di Atri. Abbiamo provato questa mattina a raggiungere la città ducale ma è stato pressoché impossibile. Vediamo perché. Raggiungere Atri in macchina è quasi come affrontare la Parigi-Dakar, anche se si è attrezzati con gomme termiche fuori strada. Le strade di accesso al paese sono pressoché impraticabili, la carreggiata è ristretta e spesso, come accade per la strada che arriva all'ospedale passando da Pineto, ci si mettono anche le vetture in panne ad ostacolare il transito. Nella città ducale da 3 giorni mancano energie elettriche ed acqua ed ora cominciano a scarseggiare anche i rifornimenti di gasolio. I pochi mezzi soffrono anche di una cronica mancanza di coordinamento su quello che c'è da fare ed è proprio tanto. Anche per questo oggi è arrivato l'esercito che con uomini e mezzi dai 2 versanti, quello di Silvio e quello di Pineto, sta cercando di liberare la città dalla coltre di neve alta non meno di 1 metro. Raggiungere il centro storico con i mezzi propri è praticamente impossibile, solo a piedi e con grande fatica si arriva in paese. La situazione perciò è molto critica, come testimoniano le immagini, con i cittadini che si stanno dando da fare per cercare di ovviare ai tanti problemi di queste ore. Le 2 vie di comunicazione principali sono presidiate dalla polizia stradale che impedisce il transito se non strettamente necessario e per le urgenze dell'ospedale, mentre continua a nevicare, il che rende ancora più complessa la vita in una città praticamente isolata. E ora lo sport, chiaramente anche il mondo dello sport è fortemente condizionato da tutte le vicissitudini che vi abbiamo raccontato tra sisma e in particolare anche il maltempo. E, tra le altre cose andiamo a vedere anche il notiziario del Pescara. Oggi c'è stata una doppia seduta svolta dagli uomini di Massimo Odo, lavoro differenziato per Gionberg,
Campagnaro, Vitturini, Zampano, Pepe, Baibek, Muric, Bovo e Brugman. Ancora assente l'argentino Adrian Andres Cubas. Domani allenamento al pomeriggio a porte chiuse, ore 14:30. E poi ancora, causa maltempo, domani il centro sportivo Delfino Pescara aprirà le sue porte alla compagine del San Nicolò di Serie D per permettere alla squadra di svolgere regolare seduta di allenamento sui campi del Poggio degli Ulivi. Nel pomeriggio prevista una gara amichevole tra le due formazioni di Pescara e San Nicolò. E poi ancora, oggi ha lavorato, ha svolto la sua prima seduta di allenamento Salley Muntari, il giocatore ghanese, ex Inter, Milan e Udinese, che è sbarcato a Pescara ieri sera e che proprio oggi ha lavorato regolarmente con il gruppo. E lui il nuovo rinforzo del Pescara, assieme al giovane fantasista cipriota Grigoris Castanos, che arriva in prestito dalla Juventus e che peraltro sarà presentato domani. Ma intanto vediamo il servizio. Un nuovo rinforzo per il centrocampo del Pescara. Si tratta di Salley Muntari, il 32enne centrocampista ghanese che si è fatto conoscere con la maglia dell'Udinese per poi indossare quelle di Inter e Milan. Dopo l'incontro con i dirigenti del Delfino di 10 giorni fa, ha trovato l'accordo ed è arrivato ieri sera a Pescara per sostenere già oggi il primo allenamento. Per l'ufficialità dell'accordo, per la firma del contratto, bisognerà solo attendere la risoluzione di una vertenza con l'ultimo club di appartenenza di Muntari, gli arabi dell'Al-Ittihad. Restano da valutare le condizioni di un giocatore che da subito può cercare di dare un importante contributo in termini di esperienza e fisicità, oltre che inserimenti in zona gol. La giornata di ieri è stata proficua per il Pescara, perché il DS Luca Leone ha trovato l'intesa per l'approdo a Pescara del fantasista cipriota Grigoris Castanos in prestito dalla Juventus. Ancora nulla di fatto per il difensore Federico Mattiello e per il centrocampista Rolando Mandragora, sempre dalla Juventus. Per i due giocatori bloccati dal tecnico Allegri se ne riparlerà nei prossimi giorni. Nel frattempo il DS Leone continua a monitorare la pista che porta l'ex lancianese Filippo De Col, ora allo Spezia. Intanto il Pescara prosegue il lavoro in vista della gara col Sassuolo di tanti ex. Non ci sarà sulla panchina Massimo Oddo, fermato per un turno dopo l'espulsione di Napoli. Recuperato Stendardo, che dopo il virus di domenica scorsa, già ieri era in gruppo. Sarà a disposizione anche Biraghi. E la partita con il Sassuolo si giocherà domenica, ma in realtà dovremmo usare il condizionale sia per quanto riguarda la partita Pescara-Sassuolo sia per quanto riguarda la partita di Lega Pro prevista per domenica alle 14:30 al Bonolis di Teramo tra Teramo e Pordenone. Chiaramente le prossime giornate saranno decisive, perché bisogna verificare l'evoluzione del maltempo, poi ci sono problemi legati al terremoto e quindi all'ordine pubblico, e quindi tutte queste gare al momento si possono definire a rischio, in particolare quella tra Teramo e Pordenone. Stesso discorso potremmo farlo per le partite di Serie D, che sia per fattori legati al maltempo sia per fattori legati all'ordine pubblico anche le partite del girone F e del girone G di domenica prossima possono essere condizionate a questi fattori. Staremo a vedere, chiaramente di questo potremo parlare diffusamente nelle edizioni del telegiornale dei prossimi giorni. Per ora è proprio tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.